giù vicino Civitavecchia c'è un'altra tenuta su dove c'è la strada che arriva, c'è un casale ancora, un casale che è un'altra tenuta. Prima la strada lì era una strada di campagna, adesso c'è la strada asfaltata. Prima la strada passava di qua da Santa Lucia. E allora questo casale l'avevano preso i militari italiani e ci avevano lasciato una stanza che era piena di rotole di ferro spinato che servivano per fare le trici, per fare il ferro spinato lo mettevano davanti per non fare, se casomai sbarcavano, eccetera. Perché avevano fatto dei fortini lungo la spiaggia dell'esercito italiano e c'era tutto questo magazzino pieno di ferro spinato. E gente della Bianca avevano saputo che c'era questo ferro spinato. Ormai l'esercito italiano si era sciolto e vanno giù, erano due gruppi con degli asini, con i somari, a caricare sto ferro spinato, a rubarlo. Però il padrone del casale ci aveva interesse, dice, ma il ferro spinato rimane a me. Me lo prendo io, no, che se la prende all'altro. Allora, se questo ferro spinato è dell'esercito italiano, allora me lo prendo io, no, che se... arrivò e disse, che è stato rubato? Sto ferro spinato è mio. Ma com'è il tuo? È dell'esercito? Che tu l'esercito c'aveva sto ferro spinato? E seguitarono a caricare i somari. Questo, il padrone, parte e va dai tedeschi e gli dice, guarda, stanno a rubare ferro spinato che è dell'esercito. Arrivano i tedeschi, due col somaro già l'avevano caricato e se n'erano andato. Quattro, sempre biancarole, stavano a caricare per andarsene e l'arrestarono. Te biancarole erano tre, uno. Era uno col figlio, lo zio e c'era un sardo che era rimasto alla Bianca, sbandato, che non poteva andare, che lo tenevano loro in famiglia, l'aiutavano nei campi, questo sardo. E vanno, le portano i tedeschi e le portano giù a Aurelia. Aurelia c'era il comando dei tedeschi, alla caserma d'Aurelia. Allora si era fatto notte, c'era il comandante, gli dice, abbiamo trovato queste che stavano a prendere il ferro spinato, forse erano partigiane, si presume che era perché uno è rimasto vivo di queste quattro, due sono rimaste vive di queste quattro, e questo che è rimasto vivo me l'ha raccontato a me. Io sono andato a casa perché io scrivevo molte vicende, ho scritto. E allora cercarono di interrogare, c'era l'interprete, poi non si capiva tanto, una cosa e l'altra, poi era tardi, ma che ci facevamo queste? Questo le venne rabbia, a sto tedesco dice, andate fuori e fucilatele. Fece così, in tedesco, mica hanno capito che le fucilavano. Le portarono. Le volevano far fare, le portarono verso Aurelia, questa stava nella caserma. Aurelia era una frazione, non so se la conoscete. Aurelia è una frazione di Civitavecchia. Cioè, le portarono verso Aurelia mentre andavano lungo la strada. Questo sardo, siccome c'era un tedesco che andava, erano in due tedeschi. Andavano perché poi dopo dovevano venire l'altro intanto dice portarla, poi le fucilavano. Che fece? Con un salto, siccome c'avevano un faro, un piccolo faro, con un salto andò dall'altra parte, c'era una siepe, saltò la siepe, col faro la siepe non. Lui scappò, riuscì a salvarsi, è scappato. E poi quell'altra,
con la paura che scappavano pure quell'altro, un altro della bianca dall'altra parte scappò dall'altra parte in questo frastuono che ci fu verso quel luogo, fuggì dall'altra parte, però c'era una rete ricintata e c'erano dei cipressi lungo la strada, ci sono ancora ci sono dei cipressi. Lui si trovò con la rete di notte, si trovò addosso al cipresso, si arrampicò sul cipresso. Si arrampicò sul cipresso e questo con tutto questo frastuono che c'era, cercando di non far scappare quelle altre due che erano rimaste, padre e figlio di 15 anni. E non potettero scappare, si scappavano, l'ammazzavano. E le fucilarono a quei due. Lui dal cipresso ha inteso tutto, ha inteso quel ragazzo che piangeva forte e quell'altro diceva: ma perché ci uccidete? Ma che abbiamo fatto? Ma non abbiamo fatto niente. Ma questo non lo capivano, erano tedeschi, non capivano, quella piangeva, eccolato, e l'ammazzarono tutti e due. Lui là sopra, la paura, ha detto, dice, io mi fece la pipì addosso della sola, ho avuto paura, diciamo, mi scoprono quando ritornano giù, mi guardano, trovano, boh, e stava fermo lassù. Erano lassù i tedeschi, se l'hanno detto in caserma. Quando che fu verso, dice, saranno state l'orologio, non ce l'avevo, dice, mi ha raccontato lui, dice, l'orologio non ce l'avevo quando fu verso le 2, le 3 della notte. Io non c'avevo coraggio a scendere dice, c'era la sentinella, perché davanti alla caserma c'era la sentinella, c'era la sentinella mia. A un certo punto lui aveva il cane lassù. E il cane, quando stavano a caricare, se n'era andato, è andato fuori, è andato appresso alla passata, perché il cane andava appresso alla passata. La passata del padrone che andava verso la bianca la trovò e quando arrivò giù mi trovò. Il cane mi abbaiò da sotto al cipresso, porco! E dicevo, ma il comodo. E allora, detto in sarto, scesi giù, all'iscio il cane fece due o tre baglie e basta. E si zittò. E allora, dice che. E allora lui a piedi, insieme col cane, si è salvato.